Cari telespettatrici e cari telespettatori di Essere Benessere e L'Etica del Vivere, ben ritrovati a questa nuova puntata. È una puntata particolare, ma vorrei prima di presentare l'ospite raccontarvi un piccolo aneddoto, che è l'aneddoto di tutti noi. Noi siamo costantemente in cammino e tante volte questo cammino è costellato da situazioni che non ci donano la serenità, perché nella nostra vita abbiamo momenti nei quali viviamo la paura di vivere. Ed è un po' il momento attuale. Ecco, io in questo istante vorrei dirvi, siate sereni, siate tranquilli, perché le nostre esistenze nascono dall'amore e finiscono nell'amore. Ciò vuol dire che tutta la nostra vita è un percorso d'amore e dobbiamo avere la capacità di lasciarci andare. Perciò di fidarci e di affidarci a quello che è l'amore supremo. Il cammino della vita è il cammino dell'amore, è il cammino del lasciarsi andare dell'evitare di rimanere troppo aggrappati a quello che è la materialità e il ricercare quel qualcosa di bello che è dentro di noi. Perciò dobbiamo elevare l'anima, elevare lo spirito e soprattutto essere fonti di luce per noi e per gli altri. Perciò mi raccomando, non abbiate paura e cercate di vedere al di là del vostro nasino. Ogni situazione che accade ha un perché e ha una logica d'amore. Dopo queste parole vorrei introdurre l'ospite, che ehm, per me è un, è un caro amico, una persona alla quale veramente voglio bene. Eh, vabbè, Stefano Valmadre, ciao Stefano. Ciao Paolo, saluto, saluto tutti i telespettatori. Grazie Stefano. Allora Stefano, ehm, ogni qualvolta ho modo di pensare a te e anche di incontrarti, eh, io ringrazio, ringrazio perché con la tua vita, con eh, le tue esperienze, hai donato a tanti la possibilità di fermarsi e riflettere, la possibilità di fermarsi e capire il perché del cammino che stiamo vivendo. Allora, poi spiego bene chi sei, eh? però mi piace dire questo di te. A me hai aperto le visioni, hai aperto l'opportunità di valutare la mia vita in maniera diversa. E mi hai permesso di iniziare un cammino nuovo, che poi sfocerà, anche per me come per te che mi hai insegnato, nel cammino vero e proprio su quello che è il cammino per Antonomasia, questo sentiero che ti porta ad essere pellegrino, il, velo, il vero pellegrino. Allora, Stefano Valmadre è per me il pellegrino. Grazie. E lo sai, che io ti Grazie. ritengo tale. Perché Stefano ha, eh, nella sua vita ha camminato per sette volte il cammino di Santiago, si è fatto a piedi Roma-Gerusalemme, ha fatto il cammino dell'Esodo, ha, ha fatto di tutto e di più. Ehm, a Stefano dedicheremo due puntate, perciò saranno due puntate in un'unica puntata. Perciò adesso, caro mio Stefano, iniziamo dall'inizio, perché partiamo dall'inizio. Dall'inizio eh, succede, non succede le, le cose così a caso, perché una mattina mentre ero in, con l'auto di servizio e eh, stavo salendo allo stelvio, eh, d'improvviso è, è caduto un masso. E mi è entrato dentro la parole dalla macchina con una putrella in ferro, ha strappato la putrella. Mi è entrata dentro la macchina. È stato un dramma. Io eh, mi sono ho scostato la testa, mi sono salvato dopo mesi e operazioni diverse, eh, sono ancora qui perché, perché, poi, qualcuno sopra mi ha aiutato, io l'ho pensato veramente questo. E, è finito tutto. Eh, cosa... È giunto il momento che sono andato in pensione. Quando sono stato pensionato io sono rimasto eh, fuori dal mondo, perché per me è stato un dramma eh, smettere di lavorare. Il mio lavoro mi coinvolgeva con la gente, con le persone, con, le, con, con tutto e poi rimanendo lì a casa sono andato in pensione al mese di novembre del 2007 e poi sfogliando... Eh, un po' su internet, perché sono sempre stato curioso di, di, di leggere nuove cose, ho trovato un sito pellegrinando.it. Che io non sapevo cos'era Il Cammino di Santiago, mi sono letto e riletto questo sito, cosa devi portare, ci sono le tappe, ci sono gli ostelli. Eh, e due giorni dopo. Ho messo dentro tutto, dentro lo zaino e sono partito. Era il 14 di febbraio del 2008, quindi sono stato a casa due mesi. La situazione in famiglia era, andava degenerando perché non è che c'era molto. Già, già da prima, con, con, con la mia famiglia, c'era un po' di astio, e ho preso lo zaino e sono andato. sono andato. E sono arrivato per la prima volta a Santiago. Ora... Partiamo, non arriviamo a Santiago. Ehm, prendiamo questo, non è mai troppo tardi per cambiare la tua vita? È vero, è vero, perché tu mi conoscevi anche prima. Io, dopo, dopo il cammino di Santiago, non sono più stato la stessa persona. Cioè, no, infatti, sei cambiato completamente. Sono, ho, sono cambiato dentro, sono cambiato il modo di pensare, il modo di interagire con la gente. Io sono diventato buono. Ma no, veramente, perché il cammino mi, mi, mi ha liberato e, e da lì è partito tutto, anche i seguenti cammini, eh, perché poi quella voglia di... che non è un cammino, io non ho mai visto il cammino come turismo, eh, io ho sempre pensato a un cammino spirituale, eh, ogni mio cammino è sempre finito in un luogo spirituale specialmente i santuari mariani. Io sono andato a tutti i santuari mariani e non te l'ho detto, ma ho fatto anche il cammino da, da Danzica a Cestocova, perché anche a Cestocova ci sono arrivato a piedi. E, non lo so, sarà una devozione, sarà qualcosa. Ti voglio raccontare una cosa, quando sono arrivato a Santiago la prima volta, io mi sono inginocchiato lì sulla piazza De Obradorio. E ho pianto come un bambino. Ma non riuscivo a smettere. Allora due donne mi hanno preso a lato e mi hanno aiutato a sollevarmi. Pensavano che io stavo male, ma io non stavo male. Io mi ero, mi ero liberato. In quel momento io sono stato libero da tutto. Il cammino è stato una, una... Non lo so, come devo dirti Paolo? Allora, io Allora, il cammino... È particolare lo dico perché quando io ho conosciuto te poi mi hai spiegato dei tuoi cammini e nel 2018 ho fatto anch'io il cammino poi ne parleremo nel corso della puntata ho fatto anch'io il cammino e, e oltre, oltre Santiago io avevo fatto 1.150 km a piedi e mi ha cambiato la vita Ma l'ha cambiato questo ne parleremo tra un attimo sì. visto che ho fatto anch'io il cammino so certe cose che tu, diciamo così, devi partecipare un po' a tutti. Allora, prima di tutto, quando tu parti, perché tu a un certo punto hai un punto di partenza che è un po' il gioco della vita, quando prendiamo una decisione, quando facciamo una scelta, c'è un punto di partenza. Il punto di partenza della prima tappa della tua esperienza qual è stato? Eh. Hai fatto il cammino francese per primo? Sì, è stato il cammino francese. Io Uh, quel giorno ho prenotato un aereo e sono andato a, uh, non mi ricordo il paese dalla, dal, dalla spagna no? E, no no e poi sono risalito con l'autobus fino a roncisvalle io sono partito da roncisvalle il mio primo cammino sono arrivato su a al roncisvalle alla sera buio già dormivano tutti e, mi ha messo un timbro sulla compostela, l'ospitaliera che c'era, una donna, e poi mi ha detto quelle sono le camere e sono andato lì. È stata un'esperienza dentro le camere con i letti a castello, uno che russava, uno che, oh mamma mia, vabbè, poi alla mattina ancora buio. Cominciano a sfarfugliare con, con, i, con gli zaini, con le borse. Con... Poi c'era una tedesca, una ragazza giovane, con, con uno spazzolino da denti in bocca e si metteva giù tutte le cose nello zaino. E ho detto, ma vai a lavare i denti, <ride> tenevo lo spazzolino tra i denti e poi stavo, stavo... siamo diventati anche. Ci siamo trovati due o tre giorni a camminare con, con questa ragazza e poi anche con un, un altro tedesco grande, in penna bianca, tutto bianco di capelli. E il primo giorno, io ero abituato in montagna da Roncisvalle, sono arrivato a Trinità de Arre, alla periferia di Pamplona. ma... Non me ne sono neanche accorto perché tutta discesa. Io ero abituato a camminare in montagna, quindi no, non, è stato, non è stato difficile. E nemmeno l'ospitalità nei, nei cosi, perché io ero abituato a dormire già nelle baite di montagna. Nel, hai capito? Anche se non c'era il letto, si dormiva eh, uguale, quindi non è stato traumatico per quello. E poi. E poi ti dico una cosa, io ho attraversato tutto il cammino francese, non, ho, non mi è scappata una Chiesa, ma ce l'ho ancora adesso, perché quando arrivo in un Paese, la prima cosa che faccio è apro le porte della Chiesa per guardarci dentro per dire, per dire una preghiera, perché io sono, mi hanno dato un'educazione cattolica. E io non dico che sono cattolico, ma sono cristiano e ci credo veramente. Eh, e quindi la cosa dentro le chiese è sempre, tutti i paesi non è stato tanto difficile, a parte il freddo perché era febbraio e poi il fango sulle mesette che tu lo sai benissimo, quando è asciutto cammini che sono giorni e giorni che sono questi campi di grano immensi che non vedi niente, e invece quando piove... Quando piove il fango che ti app si appiccica e, non, e, e ti si attacca tanto così di fango sotto le scarpe, è stato una. non lo so. E poi, e poi il freschino delle mesete, perché è la meseta è bella fresca. Mi ricordo che ti svegliavi al mattino. No, una cosa, prima tu hai accennato alla Compostela, eh, io e te sappiamo cos'è, però vuoi <ride> spiegare cos'è la Compostela sì. ai nostri amici che ci stanno guardando? La. All'inizio io vorrei spiegare una cosa, la credenziale, che io non sapevo cos'era, poi una signora eh, collegata con i pellegrini di Perugia, eh, questa signora, la signora Teresa che era Vimercate, mi ha mandato la compostela, anzi sono passato Vimercate a ritirarla perché in due giorni io ho saputo cos'era il cammino e sono partito, e sono passato Vimercate e questa signora mi ha dato la credenziale. E mi ha spiegato, avevo letto un po' sul sito cos'era la credenziale. Allora, la credenziale che è questa, in pratica è il passaporto dei pellegrini, perché serve per, c'è un punto di partenza dove, dove uno mette il timbro quando parte, da dove parte, e poi tutti i giorni deve mettere i timbri nei vari ostelli, nelle chiese. Io mettevo tanto i timbri delle chiese, qualcuno mette i timbri dei bar, però io ci tenevo molto di più ai timbri delle chiese. Senz'altro, devi avere il, il pellegrino, deve camminare per, per 20, 30, 40 chilometri, non per 100, perché altrimenti non ha camminato. Perché è impossibile che uno. Quindi il timbro certifica che sei, hai fatto il cammino a piedi e questo. È proprio il passaporto, io lo chiamo il passaporto del pellegrino. È molto sentito nella Francia perché quando sono ritornato da, da, da Santiago andando verso Roma ho attraversato tutte le, le Midi Pirenei, la Languedoc e le Camargue e tutta la Francia la prima cosa che mi chiedevano era la, le papelle. Le papelle era questa carta. Quando io gli facevo vedere questa carta, tutte le istituzioni, anche le scuole, mi ospitavano. La Francia io ho sempre trovato ospitalità. E questo è proprio il passaporto dei pellegrini. Alla fine, quando arrivi a Santiago, metti l'ultimo timbro e dopo l'ultimo timbro ti c'è un ufficio dei pellegrini che ti consegna questa compostela. La compostela è un attestato che tu hai fatto il, il cammino per motivi religiosi, perché c'è sempre un motivo è scritto in latino, sempre per motivi religiosi. Poi eh, io ho trovato sudafricani, ho trovato tanti coreani, tanti eh, giapponesi che non sono cristiani, però viene... Consegnata la Compostela, la Compostela è stata rifiutata quando ho fatto il cammino con mia nipote. Ho fatto il cammino in portoghese con mia nipote Agata. E, e all'ufficio, Agata non era esatto, la vediamo ancora. Foto, foto questo è l'arrivo che ho fatto davanti, a Santiago, davanti alla cattedrale di e Santiago, non, era, non aveva fatto la cresima e quindi non poteva avere la compostela perché era troppo giovane e non ha potuto avere la compostela gli hanno dato un attestato ma non la compostela perché cristianamente non potevano darglieli poi è un po' una, un... però diciamo quanti anni aveva Agata qua? aveva sette anni, ha fatto la seconda elementare poi voleva venire col nonno e, e era anche tardi perché era dopo la metà di maggio o, o giugno anche un po', la Spagna lo sai è calda dopo e allora ho scelto il cammino del Portogallo seguendo la costa la costa è più arieggiata perché sulle coste dell'Atlantico hai capito e, e, e ce l'ha fatta. fatta ti racconto una cosa per alleggerirla io gli toglievo le cose dallo zaino e le mettevo dentro allo zaino poi un giorno stiamo camminando si ferma apre e mi dice ma nonno, dove sono venite le mie cose? Dico, ma ce le ho io. Le devo portare io le mie cose. <ride> Mi ha messo dentro, dentro il suo zaino. È stata un'esperienza, una bella esperienza anche per la bambina. Penso che sono pochi i ragazzi. Anche per il nonno. Anche per il nonno. Anche per il nonno. Perché noi arrivavamo in un paese e, e Agatha era già arrivata il giorno prima, due giorni prima perché la voce era corsa no? che arrivava l'abuelo con la nieta, che l'abuelo è il nonno, con la nieta, con la nipote, il nonno. e loro quando arrivava tutti sì, in paese che gli battevano le mani, perché hai capito? Questo frigolino, come si diciamo noi, no? Sì, questa briciolina proprio. Ecco, proprio questo briciolino lì che camminava. Adesso, adesso Agata, perciò quanti anni ha adesso? Adesso 15 anni. 15 anni? Sicuramente questa esperienza le è rimasta nel cuore. Penso proprio di sì, io l'avevo portata apposta per quello, perché il cammino ti deve dare una, una strada, ti deve indicare una via, de, perché prima cosa ti deve fare, non devi mai desistere, perché ci sono dei momenti che tu ti trovi un po' depresso, un po'... hai capito? Invece il cammino tu devi arrivare. Poi ti racconterò quando, quando mi sono trovato nel deserto, e lì devi avere la forza, ma la forza mentale, non la forza fisica, perché poi se uno si lascia andare, dopo, dopo sei finito. Infatti, è, quello che stai dicendo adesso: la forza mentale è determinante eh, per superare tutti i momenti. È determinante. Cioè, ma la visione di quello sì, che è sì, il sì. tuo sì. progetto di vita, il tuo cammino. Esatto, e no? il cammino ti dà proprio questa forza che poi. Si ritrasmette nel cammino della vita, nel cammino di tutti i giorni perché poi eh, non mi ricordo una frase che ho scritto io. Che poi alla fine ci porta tutti alla Gerusalemme celeste perché il cammino della vita, alla fine, ci porta alla Gerusalemme celeste. Al traguardo: è il traguardo, cioè è tor tor torniamo a casa e gli altri torniamo a casa. Esatto, esatto, torniamo a casa. Ma no, questo è importante. Eh. Ma una cosa. Dato che mi piace eh, fare in modo che si possano avere un po' delle informazioni, anche perché io ve lo dico, il cammino è il cammino, come dice giustamente Stefano, è un qualcosa che ti muove dentro, è un qualcosa che sì. va fatto. Quando si parte, viene data una conchiglia, e guardiamo sullo zaino. Questo è lo zaino che Stefano ha. L'hai usato diverse volte per mm, i tuoi cammini? Non è il primo, ma... Non è il primo, ma l'hai usato diverse volte. E lì c'è la conchiglia. Spiega la conchiglia. La conchiglia è, è il simbolo del pellegrino. Difatti è difficile che trovi una chiesa che non c'è il simbolo della conchiglia. O, o, o la trovi nel, nell'acqua Santino, oppure... oppure ma, Quasi tutte le chiese hanno la conchiglia, perché specialmente le chiese dedicate a San Giacomo. Le chiese dedicate a San Giacomo, anche le nostre in Valtellina sono tutte nei punti dove passavano i pellegrini. La, la troviamo la, chies la, la chiesa di San Giacomo su al Mortirolo. La tro ne troviamo tante, ma sono tutte de quelle dedicate a San Giacomo, sono le chiese del Pellegrino. <coughs> la conchiglia viene viene portata dai tempi per quanto io sono riuscito a, fare le, a ricercare, perché era, la conchiglia veniva, era il simbolo che tu avevi raggiunto il cammino a Finisterra, perché arrivavi lì nell'Atlantico e c'erano queste conchiglie e, allora, e poi veniva usata dal pellegrino per abbeverarsi perché dove c'era una fontana, una cosa, la conchiglia era, il, il, per non prendere, quella, non c'erano bicchieri così, si usava la conchiglia, però inizialmente proprio il simbolo che uno è arrivato alla fine della terra per prendere questa conchiglia, eh, Infatti, Finisterre era il passaggio alla fine della terra per i Romani esatto, per i Romani era, era perché lì scendeva, fine. calava il sole esatto. e loro avevano anche retto un tempio sì. di preghiera. Eh, eh, eh. Infatti, è proprio il punto più occidentale di tutta l'Europa. Ancora oggi, Finisterre sulle carte di tutto il continente europeo è il punto più occidentale: è proprio Finisterre. E la conchiglia è eh, e poi diventata il simbolo del pellegrino la conchiglia perché. E quando sono arrivato a Santiago io mi sono fatto fare anche questo, guarda. Ecco, perciò abbiamo una, una, una conchiglia anche sul tuo braccio. Ecco, questa, questa qua è la conchiglia di Stefano. Questa con, il, il, con la croce di Santiago. Con la, la croce di Santiago. la croce di Santiago. Ma è... Che cos'è che ti è rimasto dentro di più? Tu hai messo una conchiglia qua sul braccio, ma quello che è la conchiglia nel tuo cuore, che cos'è che ti ha regalato? Sì. Non lo so. Questi cammini, questo modo di cambio di pensiero? Non lo so, però questo l'ho sempre detto anche con che Santiago è, è il cammino per, per l'autonomasia. Io sono arrivato anche a Roma, partendo da Santiago, non... senti qualcosa, ma non è la stessa cosa. A Santiago c'è un'energia... Eh, fuori eh, ogni tanto il Pellegrino deve riposare, eh. certo. certo. Allora, eh, infatti a Santiago c'è un'energia diversa C'è un'energia diversa. Ma poi leggendo, leggendo la storia, a Santiago c'era già una, una cosa pagana. Non è nato come Santiago. Era già, per lì c'era già una forza. Un, un punto neuralgico dove esprime energia. E di fatti Santiago c'ha molta energia, ma tanta energia, a differenza a Roma, io sì sono arrivato a Roma, però non dico come Stefano. Diciamo anche che Santiago de Campo Stella, perché è il campo della stella. Esatto. È il campo della stella dove si dice sia stato sepolto San Giacomo. Ma qua c'è questo, questo campo delle stelle che giustamente, come dici tu, è un concentrato di... Su una delle mie foto, mentre camminavo, mentre camminavo il primo cammino, e poi ho, scritto, ho riscritto sulle mie cose lì, quando il cammino si fa più duro, sollevo lo sguardo e guardo al tramonto, lì c'è Santiago, lì troverai la verità che vai cercando. E questa me l'avevo scritta proprio il primo cammino. Perché il cammino di Santiago cammina sempre da Oriente verso Occidente. Uno che non sa la strada, guarda dove tramonta il Sole, lui va sempre verso il tramonto e arriva a Santiago. Perché il cammino francese è certo. Ecco, perché è è proprio la via, del, una volta seguendo la via delle stelle, per la via Lattea, che attraversa proprio, che c'è quella direzione lì, proprio de, 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 per questo viene chiamato Compostela, il campo di stelle. Il campo di stelle, infatti è una, è una parte romantica che connota quello che è il cammino, mm. ma soprattutto dà una spiegazione di quello che brilla dentro di noi, sì. perché noi siamo un campo di stelle. Sì dobbiamo avere la capacità di schiuderci, sì. di capire quello che è la potenzialità nostra. Allora, io adesso, Stefano, ormai il tempo corre veloce, siamo arrivati alla fine della prima parte eh, di, questa, di questo racconto su quello che è la tua esperienza nei cammini di Santiago. Sì, ma io ce n'ho ancora da raccontare. Eh, c'è la seconda parte, <ride> poi c'è un'altra puntata. Eh, certo, potremmo tenere diversi giorni. Intanto, io direi, stacco pubblicitario e ci vediamo fra qualche minuto. Grazie. Riprendiamo la seconda parte di questa puntata dedicata al Cammino di Santiago. Eh, Stefano Valmadre, che non l'ho detto, lui l'ha accennato prima, è originario della Valtellina, provincia di Sondrio. Sì, esatto. eh, <coughs> Stefano, tu hai fatto sette cammini, perciò hai raccontato del Cammino francese, che parte da Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia, eh? Pirenei, arriva a Santiago... E poi, vabbè, c'è tutta la Galizia che è un altro spettacolo. Gli altri cammini che tu hai fatto, quali sono? Il, eh, la prima volta che sono arrivato a Santiago, poi ho voluto andare a Finisterra. Ma a parte tre giorni di pioggia che ero, ero fra piove sempre l'ho beccata anch'io eh, proprio nella vata. Eh, però per me il cammino era finito a Santiago. È stato più una curiosità, un coso, ma il cammino per me a Santiago era finito. Sono d'accordo con te, ecco. ma una cosa, a me ha emozionato più dell'arrivo a Santiago quando mi sono trovato davanti alla Cruz de Hierro, la Croce di Ferro. Qual è stato l'impatto con la Croce di Ferro? Perché la Croce di Ferro, dovete saperlo, è un punto d'arrivo anche quello. È il simbolo del, del cammino francese, la Cruz de Hierro. È il simbolo, e poi tutti portano. È, è piantata, non è tanto grande: la croce di ferro è piccola, poi c'è un tronco, e su un'altura. Su quell'altura, ognuno porta. Dopo Astorga, a, a salire su quella piana, così, io mi sono messo in tasca un sasso. Prima non ci avevo pensato. Io l'ho però... messo alla partenza. Eh? Io l'ho messo alla partenza. Eh, io non ci avevo pensato. Perché è il famoso prima. sasso nel quale esatto. carichi tutte le cose che vuoi esatto. più nella tua vita. E eh, vedi che fanno vedere un po' la foto: non è la Cruz da No, non de è hier. la Cruz da Fiero questa. Non no, ho... quella lì è. Questa è, una, questa è una crocetta. Eh, è la è una crocetta. Eh, però eh, tutti portano un sasso, qualcuno lascia un bigliettino scritto, qualcuno. Eh, è il simbolo del cammino francese. Quando invece. Tu fai il cammino che io l'ho fatto due volte, la via della Plata, è il cammino più bello quello, sono mille chilometri da Siviglia a Santiago, che poi arrivi a un certo punto, eh, risali tutta la Spagna, da Andalusia all'Extremadura, poi entri in Castiglia Leon, e poi devi verso il cammin Sanabre, che vai verso Ourense, allora sali anche in altura perché è abbastanza... <coughs> Lì a metà cammino c'è... L'arco di Caparra è un arco romano perché partendo da Siviglia tu risali e cammini quasi sempre sul tratturo romano, sulla vecchia via romana, perché è stata preservata come eh, tratturo per, per, la, per la transumanza quindi le, le, le varie finche che ci sono, che sono le varie aziende agricole, sono state a distanza, perché non potevano occupare questa, e tu trovi ancora i ponti, le, il selciato romano, i ponti romani, e poi arrivi a un certo punto che c'è l'arco di Caparra, che lì c'era una caserma dove arruolavano la gente, e c'è questo arco romano, e quello è il simbolo del, della via dal Plata, come, come del cammino francese, la cruz de Hierro e sono cose che non ti danno non ti colpiscono tanto eh, la foto fai la foto fai ecco però eh, a me Ma personalmente non è che il primo motivo invece come è che di cammino come cammino primitivo Il cammino primitivo è bello è bello è corto non è tanto lungo parte da oviedo da e oviedo è sempre stato protetto da Carlo Magno un, e ancora adesso è un, è un eh, non lo so, non un ducato non, non mi scappa il nome ha la protezione ah, particolare esatto, è sempre stato finanziato così per, ma, per contenere i mori per contenere quando c'era la Spagna era quasi tutta conquistata dai mori, di fatto Roncisvalle sappiamo dalla da leggenda de, de, dell'Orlando di Roncisvalle esatto, de, ecco. E, e da lì passava, e, e quello il, lo chiamano primitivo perché il re o il principe, il governante in pratica di, di, delle Asturie di, di Oviedo, ha fatto il primo cammino a Santiago per, per dedicarsi. I cammini, una volta venivano sempre fatti come una penitenza o come un ringraziamento, come quello che ho fatto io. Ecco una cosa: i cammini, una volta il cammino. Era anche fatto fare ai detenuti sì. per scontare delle pene, infatti. No, non, di... non mi ricordo dove, ho dormito una sera dalle suore, ma sempre sul cammino francese. Tu probabilmente lo, lo saprai meglio di me. Non mi ricordo il nome, però eh, lì eh, alla sera siamo andati a messa eh, che mi hanno ospitato quelle suore e lì avevo. sono stato San Francesco perché San Francesco ha fatto il cammino. Il cammino francese, San Francesco è arrivato a Santiago. E lì c'è la storia che lì avevano, er, avevano ospitato San Francesco, non mi ricordo il nome, e dopo Sarria comunque. Eh, ecco. Comunque il cammino primitivo non è tanto lungo, è bellissimo, è tutto sali scendi, faticoso. Non scapparmi via, ti ho parlato dei detenuti, perché volevo far capire una cosa importante. Noi siamo più che mai detenuti, detenuti dall'incapacità di amare, detenuti dall'incapacità di essere quello che siamo dentro, amore. E dobbiamo avere questo coraggio. Il cammino, Stefano Caro, è il cammino della nostra esistenza. Esatto. Quelli che erano i detenuti, a un certo punto arrivavano alle porte di Santiago. E dovevano mondarsi, levavano i vestiti e mettevano l'abito bianco per entrare nella cattedrale. Sì, cioè, prima di Santiago, prima di arrivare, un giorno prima o due, prima di arrivare a Monte dal Gozzo, che poi vedi Santiago. C'è un paese che adesso c'è una base militare, eh, un, un aeroporto lì La Bacolla. E la Bacolla quando attraversi il Rio ci sono due o tre gradini dove i pellegrini andavano si lavavano i piedi, perché si chiamava proprio la Bacolla perché era il lavaggio dei piedi prima di entrare in Santiago. Che poi una volta arrivati a Santiago, eh, i pellegrini erano tanti e e puzzavano anche perché hai capito allora è nato questo il bottafumero, e il Bottafumero, tu lo sai benissimo perché l'hai visto è questo grande incensorio che viene alzato con le corde e poi fatto ondeggiare in pratica ondeggia per tutta la cattedrale la cattedrale di Santiago è una cattedrale fatta a croce tu l'hai visto lo sai benissimo e, e veniva fatto apposta per togliere l'odore del sudore, dei piedi, dei pellegrini che arrivavano. Adesso, adesso non puoi più entrare neanche con lo zaino. Sì, allora spieghiamo anche che in Galizia ci sono queste foreste di eucalipto, perciò l'eucalipto veniva sì. utilizzato da mettere nel botafumero sì. per, proprio proprio per, per, pulire, per, pulire, per pulire, per purificare. Eh, sì. Ma qua stiamo continuando ad arrivare a trovare dei simbolismi, che ci portano e ci invitano a fare il cammino, il cammino personale, perché il detenuto che cammina, sì. il lavaggio dei piedi, cioè, Gesù dice: chi è il più grande colui che è capace di lavare i piedi a suo fratello? Sì. E allora, allora ci cioè sono. Cioè stiamo entrando in un, in un concetto sì. particolare, ma una cosa, eh, Stefano. Quando tu hai fatto questi cammini, sei arrivato trasformato. L'hai detto prima? Sì. Ma è vero. che cos'è il, il sentimento che provi dentro di te quando hai fatto il cammino? Non lo so. Eh, quando arrivi che hai finito il cammino, è una liberazione. Perché tu ti senti libero, svuotato, ti senti. Nessuno, ti senti come una foglia, una foglia secca e, e, e nello stesso tempo sei una, ti senti elevato. La, ecco, eccoti qua, davanti alla cattedrale. È una soddisfazione enorme il cammino, specialmente il cammino di Santiago. Il cammino di Santiago ti dà qualcosa in più, anche Gerusalemme. Sì, ma Santiago è, Santiago. Ma Santiago è particolare, è particolare forse perché e Tu ce l'hai già prima e ti immagini già prima, è tutto una, una, un, nell'inconscio che questa cosa, quando arrivi lì, poi tu ti liberi. È da, da, da. l'esperienza che ho vissuto anch'io Stefano Per quanto riguarda i detenuti, e forse io te ne ho già parlato e l'ho capito solo successivamente. Cos'era? All'inizio uno pensa, tutti dicono, è una ricerca di se stesso, fare il cammino è vero è una cosa però adesso che tu hai parlato di detenuti il primo cammino che ne parliamo nell'esodo è stato quello del popolo ebreo che è scappato erano tutti detenuti tutti schiavi e il cammino è la liberazione la parola esodo poi io sono andato a rileggere un po' e vuol dire proprio entrare per uscire perché tu devi entrare nella schiavitù per poterne uscire. E il cammino anche noi, anche noi. Quando una persona lascia la propria casa, il suo lavoro, per andare a fare il Cammino di Santiago, si sente trasformato. Perché? Perché esce dalla schiavitù quotidiana, dal trim-tram, dagli, dagli orari, così, da, da, non lo so, da, da tutti i problemi, e va lì un mese, 15 giorni, un mese. È libero sì, io, io dico il vero, no. cam, il vero cammino anche perché il vero cammino porta ti porti sulle spalle 12 kg di zaino mi ricordo io 11 12 kg e questo peso ti pesa ma quando tu dopo io ho fatto 37 giorni via con il zaino quando tu arrivi levi lo zaino quando torni a casa e dici mi manca mi manca eh, allora anche qua Tante volte sentiamo il peso, ma il peso è nient'altro che l'insegnamento che ci viene dato che ogni cosa è una visione. Perché poi, poi questa è la verità. cioè guarda tutta la liberazione, la liberazione che tu hai nel cammino: cioè tutto trasformato, Io sono trasformato ed è difficile far capire Sei, agli è, altri quello che vivi dentro. È difficile. Perché lasci. E poi ci sono molte persone che fanno il cammino perché è di moda e lo fanno un po' come turisti, no? E vanno lì prenotati i posti così. Non sentono il cammino, vedranno le foto, avranno la compostela per dire anch'io ho fatto il cammino, ma il cammino che abbiamo fatto io e te è un'altra cosa. Sembra sì, il, cammino, il cammino della vita, vedi Stefano. Eh, io invito tutti a prendere in considerazione di fare il cammino. Ma questo cammino è un... Qua eccola qua, eccola qua la cruz questa, de Ferro. Questa è la cruz de che è, ecco Lei è quella che mi ha cambiato la vita, perché io lì sapevo che dovevo scaricare il sasso, dovevo dove caricato tutte le cose che io volevo più nella mia vita, e lì l'ho scaricata. Scollinare, andare oltre, cioè io lì ho pianto, ma io ho pianto tantissimo. È una cosa che viene normale. Quando uno liberi, sente il... Esatto. Sa, fa parte del cammino, poi è una cosa che diventa normale, quella che ti sfoghi, che piangi, senza sapere perché. Ma Non so se è un pianto di gioia, un pianto... Il mio era, era liberatorio. liberatorio. Di gioia, è perché un poi da lì la mia vita è cambiata. Cioè, torni che sei diversa, no? Perché capisci che... Ehm, io dico sempre che nella vita sei mai perfetto ma quando hai voglia e fai il cammino e capisci che devi fare il click sì. ti cambia tutto no? Sì, cambia tutto perché poi È certe vero. cose te ne... Cioè, ma che cavolo te ne frega ti ricordi Stefano il poter vivere con un bicchiere d'acqua un pezzo di pane camminare cioè caricare l'essenziale perciò nello zaino cosa hai una maglietta una camicia Due slip? Eh? Devi lavarti tutto, mettere su ad asciugare. Che liberazione. È la liberazione, è vero. Perché alla fine, nello zaino, eh, anche poco peso, ma c'hai sempre 10-12 kg, perché due magliette per cambiarti. Uh, All'inizio mettevo una mantella, poi dopo prendevo i sacchi dalla spazzatura. Perché la miglior cosa è mettere dentro le maglie, dentro a un sacco di, di plastica, dentro lo zaino, in modo che quelli non si bagnano. Perché io sono arrivato a Santiago quando sono venuto su a Portogallo e l'ultima settimana. Ho preso pioggia, pioggia, pioggia tutti i giorni, non avevo più un vestito, cioè strizzavo la maglia e le mutande per poterle mettere ancora strizzate perché, perché non ce n'avevo. Dopo piano piano impari, allora mettevo dentro un sacco con dentro chiuso la cosa che quelle non si bagnano e poi uno sopra allo zaino, un pezzo di... di... Ma il migliore non è tanto quelle mantelle che vendono, che pesano e sono ingombranti, il migliore è il sacco poi... Tu l'acqua la prendi, l'acqua va bene, quando, mentre cammini non fa niente, la, la pioggia, tu la prendi e, e basta. E... Io, mi, io mi ricordo un giorno, una tappa, che avevo l'acqua, cioè ero, ero acqua, camminavo, ero acqua, però in quell'istante sentivo la libertà. Sì. Cioè noi dobbiamo tornare... Tor ecco sì, qua. Sì. Cioè, tor tornare alla libertà, sono, no? Quelli sono gli eucali eucaliptus, guarda. Gli eucaliptus che hanno un profumo che è sì. incredibile, cioè ti entra dentro, anche lì ti apre il respiro. Sì. Cioè, noi siamo incapaci anche di respirare adesso. Un giorno arrivo lì, prima di, molto prima di Santiago, venendo su da, da, dal Camin Sanabre. E sono dentro in una foresta, forse anche uguale, non lo so, e sento un rumore, mi sembrava un treno, dico, ma non c'è ferrovia qui attorno, arriva un treno proprio... Buh! Un rumore così forte, non ho fatto in tempo ad aprire l'ombrello. Quello che sentivo il rumore era l'acqua che arrivava su, sulle fronde degli eucaliptus. E poi arrivata tutta di colpo non ho più fatto in tempo ad aprire l'ombrello. C'erano le gocce lunghe 20 cm. Io non ho mai visto piovere così qui da noi. La, quando arrivano quei, quei, quelle burrascate dall'Atlantico, ti, ti, danno, ti danno una bella rinfrescata. È una, ecco, cosa. una cosa: tu prima dicevi che il cammino a volte non sai perché lo fai, ma tu a un certo punto il secondo cammino di Santiago lo fai perché lo vuoi dedicare a un nuovo arrivo. Diciamo così, Ho nella fatto tua il primo cammino come ringraziamento, perché dovevo ringraziare qualcuno per l'incidente e io sono stato miracolato. E questo volevo ringraziare. Il secondo cammino, che è stato in autunno nel mese di ottobre, eh, l'ho fatto proprio perché c'era una richiesta dentro in me, c'era il pericolo che, che mio nipote con una malattia, non lo so, che si chiama malattia dei gatti, malattia di cosa, nascesse cieco. E, e io ero preoccupato, ma preoccupato. Sapevo che dovevo nascere verso la fine di ottobre e, e sono partito, sono andato a fare il cammino. Sono arrivato, non sono arrivato a Santiago, pregavo tutti i giorni, ma pregavo per mio nipote, perché potesse nascere con... E quando sono arrivato a Salamanca, Salamanca è una delle città migliori della Spagna, piccolina, pensa che a Salamanca c'è la prima università spagnola che è stata finanziata dall'Università di Bologna e da quella di Oxford. C'erano solo due università, Bologna e Oxford, e hanno finanziato lì, è costruita tutta in pedra dorata. è stupenda. E comunque arrivo lì di notte, mi arriva un messaggio era mio figlio e mi dice è nato Stefano perché era già deciso che chiamava come il nonno è nato Stefano è tutto a posto non ho più dormito mi, e sei andato nella chiesa di Santo mi Stefano. sono alzato sono andato nella chiesa di Santo Stefano che lì c'è il monastero dei, dei Dominicani e c'è la chiesa proprio di Santo Stefano e ci sono rimasto tutto il giorno il giorno dopo io non ho più camminato ero non contento, non felice, ho ringraziato, ho ringraziato per questa cosa perché poi magari era destino. Non Però lo so. diciamo la verità: che si muovono le energie e il cammino sì. è una preghiera e un ringraziamento. Sì. Eh, io ti vorrei prendere proprio un minuto della puntata per far vedere. Quando, cioè, io ho fatto il cammino, te l'ho detto prima. L'ho fatto, sono arrivato due volte a Santiago, nel 2018 e nel 2019, perché poi sono tornato per le suore. Questo qua è il mio arrivo a Santiago. Mm. So. Ero anch'io talmente felice che saltavo in aria, <ride> perché eccomi qua. qua <ride> è, il mio, è il mio arrivo a Santiago. Poi ho fatto il cammino, arrivo a Musia, che è la foto dopo, ecco qua, Santiago, logicamente. C'è l'arrivo riva Musiad quando guardo, eccomi qua. Mentre cerco Bello, di guardare al di là l'oceano, questa e Questa è, è, per me è storia. È cosa, cosa stavi guardando? Stavo, stavo guardando l'oceano. Perché c'è il racconto della, della barca, eh, questa barca di pietra con sopramaria che arriva per arrivare a incontrare San Giacomo. E quale emozione, mamma mia! Se ti prendono, quale emozione, sono delle botte incredibili. Io, io ho una foto, non, non così bella, però simile, sul lago di Tiberiade. Te la farò vedere la prossima puntata. La prossima puntata la guardiamo. Perché eh, adesso, Stefano, ormai siamo quasi arrivati in chiusura. C'è il tempo vola. Per fortuna, abbiamo un'altra puntata dove parleremo dei cammini. Ti dovevo raccontare i miei cammini a Santiago, ma ma eh, vai, vai, vai pure cioè... sì. allora ho fatto il primo cammino, il cammino francese il secondo cammino che è stato proprio una, una per mia nipote una, una richiesta di, di, di aiuto e ho fatto la via dalla Plata, da Siviglia a Santiago poi l'anno successivo sono andato in Portogallo da Lisbona sono andato a Fatima e da Fatima seguendo il Portogallo interior sono arrivato a Santiago ho fatto un altro cammino il cammino Primitivo, bellissimo che ne abbiamo parlato prima un'altra volta il cammino dalla Plata perché per me è il cammino migliore come, come paesaggi come forse perché a me è piaciuto tanto il deserto ti trovi tanto solo nella, nel sud della Spagna caldo e ti trovi un po Ecco. E poi ho fatto con Agata il cammino sulla costa, con la mia compagna Daniela, ancora il cammino dalla costa, che non è tanto lungo, però parte da Oporto, arrivare a Santiago, e passa attraverso Vigo e poi rientra all'interno Redondela. E... Sette volte sono arrivato a Santiago e poi ho fatto una volta all'inverso da Santiago arrivare a, a Roma, che però ho fatto il cammino francese ma al contrario, e con tutta la gente che mi chiamava, gli spagnoli, no, Pellegrino, no, non è da lì, pure qui, pur qui, e dall'altra parte è Santiago, io dico, ma io non vado a Santiago, vado a Roma, sì, ma infatti, infatti, Perché ti indicano, se sbagli in strada, ti indicano, no, pure io, pure Ma infatti la, be la bellezza del cammino è quella. Sì. Perché, come dicevi giustamente tu prima, tagli tutto e arrivi... Ecco, esatto. quando io ho fatto da, da Siviglia a Santiago, sono arrivato a Santiago, era quel giorno che cambiavano l'orario, e io mi alzo la mattina, è ancora buio, oh mamma mia mi sono alzato troppo presto, l'orario era quello, allora vado giù nella, nella cripta del santo. Arrivo giù nella cripta del santo, ma avevo già lo zaino in spalla per partire. Arrivo giù nella cripta, sai che va giù con i giardini? Certo. Non andato giù con lo zaino? C'è la, la cancellata aperta. Oh mamma, è sempre chiusa la cancellata, che c'è dentro quella pietra, sai? Sì. E allora appoggio lo zaino, entro dentro, mi sono inginocchiato davanti a quella pietra che dicono viene dall'Armenia, quella, quella, quella pietra. Mi inginocchio a un certo punto. Mi sento toccare sulla spalla e un sacerdote e mi dice, perché piangi? Io stavo piangendo, ma stavo piangendo, piangendo, non... non eh, io non gli ho risposto, allora, a fianco che dall'esterno non le vedi, ci sono due inginocchiatoi. E mi ha fatto accomodare lì su un inginocchiatoio, ha benedetto le ostie, ha fatto una mezza messa ha benedetto due, due coppe di ostie, probabilmente quelle che usano per dopo. E poi finito, mi ha abbracciato, ho messo lo zaino e sono andato. Adesso dico, non vado più a casa, io vado a piedi. E da, da Santiago sono andato fino a Lourdes. Sono arrivato a Lourdes il 26 o il 27 novembre, con, con la pioggia e la neve che ho preso su a Roncisvalle. Nevicava... Come? E sono arrivato a Lourdes, mi hanno ospitato delle monache e mi hanno detto, no Stefano, vai a casa, non, puoi, non ci riesci ad arrivare a Roma, vai a casa. E, e ho preso il treno e sono andato a casa. Ho poi ripreso da, da Lourdes fino a Roma alla primavera, al mese di aprile, perché proprio io penso che ero calato 20 kg, ma forse di più, poi l'acqua... Eh, avevo fatto 2500 km da Siviglia a Lourdes Stefano. E non siamo, siamo, siamo arrivati alla chiusura di questa puntata. Sì. Giustamente arrivare davanti alla tomba del Santo, in quello che è la cattedrale, è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per quello che è una vita nuova. E, se possibile, vorrei far vedere questa fotografia che ho scattato quando ho fatto il cammino dove c'è questo fascio di luce, una delle foto più belle che ho fatto nella mia vita. Sì. È stato un colpo, io li chiamo un colpo d'amore, perché ognuno di noi nella vita è illuminato da un fascio di luce e dobbiamo veramente stare sereni, tranquilli e certi che siamo Bellissimo. immersi nell'amore. Bellissimo, bella foto. Stefano, io ti ringrazio tanto. Niente, figurati. Perché con questa puntata... Hai veramente regalato tanto. Eh, tanto adesso partiremo con la prossima puntata che ci sarà tra, un, tra qualche giorno. Eh, grazie veramente. Grazie a te Paolo. e Io saluto tutti, veramente ciao a tutti e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao Stefano, ciao, grazie a te. Ciao, ciao grazie, Paolo. Ciao ciao ciao.